la gestione dell'aria all'ATER. E l'ATER purtroppo ha negato la gestione di quest'area dicendo: o mi date più di 44 milioni di euro che mi dovete per un contenzioso che avevano, o non vi do l'aria. Quindi il comune non ha avuto la possibilità di sostituire i giochi. Questa è qualcosa di fresco. Ma avete in mente qualche, al di là delle firme, dico, qualche altra forma di protesta, non so, un sit-in? Sì, stiamo veramente, diciamo, cercando di riunire tutte le forze per fare pressione all'ATER. Quindi il comune si è impegnato in tutti i modi a risolvere questa situazione ed a gestire eventualmente l'aria in maniera assolutamente corretta nel momento in cui l'ATER svincola quest'aria. Quindi diciamo che la palla adesso è rimbalzata all'ATER. Se l'ATER non svincola quest'area non possiamo fare nulla. Quindi adesso dobbiamo fare pressioni sull'ATER. Cioè il comune non può agire su un'area che non è sua. E certo. Questo è il discorso. Stefania, visto questa passione, questo impegno che voi tutti ci state mettendo, immaginiamo che questo parco, insomma, rivesta comunque un ruolo importante per l'intero quartiere. Cerchiamo di far capire anche alle persone che ci ascoltano che, insomma, non è una battaglia fine a se stessa per un'area verde, sì, ma insomma è una battaglia che vale per un quartiere intero, immagino. Assolutamente, assolutamente. Infatti il parco di Via Sabotino è l'unico parco che noi abbiamo nei Rioni Prati dove veramente i bambini vanno a giocare, quindi escono dalle scuole e vanno a giocare lì. Se veramente dovessimo perdere questo parco sarebbe un danno enorme per tutti diciamo gli utenti di questo parco, quindi bambini, mamme, veramente è una cosa importante, ecco. Però quello che dobbiamo cercare di fare è di non strumentalizzare a fine politici questa battaglia che stiamo facendo. Purtroppo ci sono persone che lo stanno facendo ed è una cosa molto brutta. Noi vogliamo il nostro parco al di là di ogni battaglia politica, quindi questo è, dobbiamo cercare di non cadere in questa cosa qui, perché purtroppo stanno facendo tante azioni per poter strumentalizzare politicamente questa problematica. Senti, quindi è molto importante non strumentalizzarla. Certo, l'obiettivo è riavere il parco, sì, anche perché tra l'altro Stefania, a noi ci risulta, facendo un po' di indagini, che in realtà a Roma in tutto le aree verdi a rischio, diciamo ruspa l'abbiamo voluto definire noi, sono ben 72. Non so se voi avete conto di altre aree nel primo municipio che possono fare la stessa fine. No, diciamo attualmente no, nel nostro primo municipio no, ma ripeto, questo è solo un problema di non di smantellare aree verdi, assolutamente nessuno pensa che voglia smantellare aree verdi. Noi abbiamo, cioè nel senso che questo parco è stato oggetto, non è chiuso il parco, nel senso che sono stati smantellati. Sì, sì, è solo senza giochi, diciamo. Stato, è solo i giochi, parliamo solo dei giochi, non è stato chiuso, solo per il degrado a cui erano arrivati, però non abbiamo notizie di arrestazioni e smantellamenti del genere, insomma. Okay. Qui sono stati levati solo i giochi, quindi noi rivogliamo i giochi fondamentalmente e quindi una cura maggiore di quest'area, questo ne chiediamo con tutte le nostre forze. Certo, anche perché il rione Prati, poi ricordiamolo, è un rione pieno di scuole, per cui avere un luogo dedicato appunto all'infanzia credo sia qualcosa di molto importante. No, è una cosa fondamentale. Adesso noi ci batteremo fino alla morte per fare pressione sull'ATER, per svincolare quest'area, perché non è possibile che l'ATER faccia delle ritorsioni al comune sulla pelle dei bambini. Cioè nel senso, svincolaci quest'area, poi con il comune te la vedi tu. Cioè non è possibile che questo oggetto, no? questo parco sia oggetto di questa diciamo sorta di ritorsione, perché vuole 44 milioni di euro, che comunque può rifarsi sul comune su altre cose, ma non sulla pelle dei bambini. Questa è una cosa molto importante. Cioè, ecco, noi vogliamo il nostro parco, al di là delle loro diciamo battibecchi, ecco, questo è il discorso. Ecco Stefania, proprio a tal proposito, come noi spesso facciamo, come quasi sempre facciamo, dedichiamo l'ultimo momento per un appello, insomma, se tu potessi avere di fronte a te, non so, ATER, comune, chi ti viene in mente, cosa chiederesti loro? No. Di fare pace col mignolino, immagino. No, chiederei per il bene di tutte le mamme, soprattutto dei bambini del rione Prati, chiedo all'ATER di svincolare questa area, di darla in gestione al comune che si prende
l'incarico di rimetterla a posto, di gestirla, di rimettere i giochi, senza nessun tipo di ritorsione, perché non è questo su questo campo di giocarsi questa sorta di ritorsione, ma di svincolare quest'area. Quindi noi abbiamo bisogno, quindi è un bisogno che nasce veramente da un'esigenza importante per Rione Prati. Grazie Stefania. Grazie mille per essere stata con noi. Stefania, torneremo a parlare ovviamente di quello che succede in primo municipio. Qualora ci siano delle novità, aggiornaci e noi torneremo ad intervistarti per capire meglio quanto sta succedendo. Intanto grazie mille per essere stata con noi questa mattina. Arrivederci a tutti. Ciao. 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 Domani un altro sole il tuo corpo riscalderà, domani. Però domani un altro bacio, dimmi che sapore avrà. Domani. Se domani un pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà, domani. Tienilo con te perché dopo un giorno ancora forse se ne andrà. Oggi c'ho in testa te, non so perché, domani chissà, perciò se ti va, senti qua. I ricordi sono in fila e non mi mollano, ad uno salgono e mi tormentano. Sono in para, noia dura, dolce tortura, paura, come quella sera. Indeciso sul baciarti o meno, a parlare sul divano ore. La prima volta che assaggiavo il tuo sapore, e già ne ero strettamente dipendente. Cotto immediatamente, ed era tipo che ci importa di domani. Stringimi le mani, ma i baci non risolvono i problemi. E ora non ci sei, domani è già arrivato, e brucia dentro sai, anche se ero preparato. E cadono parole come pioggia sulla strada, forse verrà domani il sole che le asciuga. Non so dove mi porterà. Sto mangiando quel gelato che ti piace, che ti fa ingrassare tutte le menate. Quante volte le ho sentite, mi gira in testa ancora la tua voce. Dolce musica, pure quando è isterica, quasi psichedelica, senza dubbio erotica. E pensa quanto spesso son finito nel tuo letto a smaltire quel gelato, a restare impigliato nei tuoi capelli con il mio orecchino, a fare casino. Per farmi stare zitto mi schiacciavi sulla bocca il tuo cuscino. Fumare sigarette, raccontarti barzellette fino al mattino. E mi divertivo quando mi correggevi se sbagliavo un congiuntivo. E come ti incazzavi quando t'abbracciavo, e non m'ero tolto l'orologio e ti graffiavo. 100 volte buonanotte, non dormivo, ti fissavo, poi mi muovevo e ti svegliavo. E lasciami dormire a lei, ti prego, ed eri così bella che non ci credevo. Ma se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà, domani. Però domani un altro bacio, dimmi che sapore avrà. Domani. Se domani un pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà, domani. Tienilo con te perché dopo un giorno ancora forse se ne andrà. Forse domani un nuovo vento la mia passione soffierà via. Ma non mi frega cosa stai facendo dentro. Un'immagine di te che non parla, l'ho fatta per guardarla e non voglio rovinarla. E tengo solo il buono, come il tuo profumo che mi ha sballato più di ogni cosa abbia bevuto o fumato. E mai nessuna foto renderà giustizia al tuo sorriso quando esploda all'improvviso sul tuo viso. Lascia stare, domani avrò un altro posto dove andare e un'altra rima da inventare. E neanche so dove saranno i miei pensieri, forse sarai solo una luce che illumina il mio ieri. Ma ancora rido se penso ai soprannomi che mi hai dato, li sapesse anche un mio amico, sarei rovinato. Non credi, sono ancora in piedi e lontano che non mi vedi, ma oggi tu sei la mia musa, baby. Fata benedetta e strega maledetta insieme, faccio di te le rime mentre domani viene. La notte muore, schiaccio
lancio l'acceleratore. Oggi sarà un giorno senza te, domani pure. Ma se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà, domani. Però domani un altro bacio, dimmi che sapore avrà. Domani. Ma se domani un pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà, domani. Tienilo con te perché dopo un giorno ancora forse se ne andrà. Non so dove mi porterà questa marea. Al largo arriva, non ne ho idea. Se con qualcuno o se con te. Non so domani neanche se sarò con me. Domani. Torniamo in diretta su Testa Alta per concludere la nostra puntata. Come abbiamo detto all'inizio, non parliamo solo di problemi, ma vogliamo parlare anche di buoni esempi, Giorgio. E noi chiudiamo parlando proprio di un buon esempio. Rari ma buoni, insomma. Beh, sì, diciamo di sì. Si chiama Birra Recuperale ed è la birra artigianale che è stata presentata la scorsa settimana da Italy nell'ambito della giornata sullo spreco alimentare. La birra ha di speciale che nasce dalla collaborazione di due onlus. Equo Evento, che si occupa di recuperare le eccedenze alimentari di qualità per destinarle a chi ne ha bisogno, e Semi di Libertà, che si occupa di inserimento lavorativo di persone detenute nel carcere di Re Bibbia a Roma nella filiera della birra artigianale con il progetto Vale la Pena. A ben vedere si tratta di due realtà che tentano con successo di restituire dignità a quello che troppo spesso viene solo giudicato come non più utile. Parliamo di tutto il cibo che avanza nel corso dei grandi eventi, ma anche di tutte quelle persone che in stato di tensione scontano l'isolamento. Noi ne vogliamo parlare con Paolo Strano, presidente di Semi di Libertà e ideatore del progetto Vale la Pena. Buongiorno Paolo e benvenuto a Testa Alta. Ciao, buongiorno a tutti. Allora Paolo, insomma, il recupero attraverso la birra sembra un po', diciamo, uno scherzo, invece il progetto non solo è verissimo, ma sta andando anche molto bene. Ce lo spieghi un pochino? Sì, beh, diciamo che più che uno scherzo sembra bizzarro, in effetti, perché poi chiaramente già immaginare di abbinare l'alcol a persone in esecuzione penale è in effetti una cosa un pochino bizzarra e oggettivamente anche una cosa un pochino complicata. Però in realtà ovviamente dietro c'è tutto un ragionamento, una scelta ben precisa che ci ha fatto scegliere la birra artigianale. Innanzitutto perché noi dall'inizio abbiamo un'idea, che è quella di fare un'attività produttiva che sostenga in maniera autonoma il progetto e quindi, diciamo, che ci permetta di andare avanti con le nostre gambe. Il progetto è stato ideato nel 2012 in un momento di grande crisi, no? Generalizzata, occupazionale, lavorativa, e quindi non era semplicissimo individuare un settore economico che appunto fosse di successo e ci permettesse di essere indipendenti. La birra artigianale lo è uno dei pochi settori in Italia in controtendenza, cioè in crescita, e quindi dal punto di vista proprio dell'attività, chiamiamola imprenditoriale, andava bene. Noi abbiamo deciso dall'inizio appunto di essere una vera e propria impresa sociale. E poi c'è anche un'altra serie di benefici. Innanzitutto quello che interessa molto ai giovani, e noi non facciamo solo un lavoro di recupero delle persone in esecuzione penale, cerchiamo anche di diffondere un concetto di legalità, cerchiamo di diffondere questi valori che noi portiamo avanti. La birra artigianale attira molto i giovani, attira molto i ragazzi, permette molto di raccontare quello che facciamo attraverso le etichette della birra o attraverso gli eventi a cui partecipiamo, per cui abbiamo ritenuto che fosse un settore valido, e in effetti così è. Paolo, nella giornata contro lo spreco alimentare, che era il 5 se non mi sbaglio, avete presentato una nuova birra fatta dai detenuti e con pane avanzato. Ce la racconti? Sì, è il nostro di fatto veramente nuovo progetto, nel senso che è proprio un'estensione di Birra Vale la Pena, nel senso che è un progetto che mette insieme un altro tema, che è quello dello spreco delle risorse alimentari. Quindi infatti lo slogan che abbiamo scelto per questa birra è la birra che recupera cibo e persone, perché chiaramente recupera appunto
sia prodotti di qualità destinati ad essere sprecati che persone, anche a volte di talento, che appunto languiscono in carcere, in esecuzione penale e non riescono, come dire, a esprimersi e a rimettersi in carriera.